In vista del prossimo convegno di facoltà che si svolgerà nell'Aula Magna del Seminario Arcivescovile nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 marzo, la Biblioteca dell'After, in collaborazione con quella dell'Istituzione Minguzzi, organizza per mercoledì 9 marzo, ore 17, un dibattito online sul tema Aver cura della salute mentale, pratiche di accompagnamento e visione dell'essere umano. Insieme ad Angelo Fioritti, presidente del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale, al docente FTER Fabio Quartieri, ne discuteranno Bruna Zani, direttore dell'Istituzione Minguzzi, e Paolo Boschini, vice direttore del Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione. Uno dei temi, appunto, è quello della cura della salute mentale, ma anche della promozione della salute mentale. E per salute mentale si intende una concezione più ampia rispetto a quello che è il campo della psichiatria, perché salute mentale, nella definizione che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è assenza di malattia, è come qualcosa di più, è salute psicologica, è salute quindi a livello individuale, ma è anche salute sociale. E questo è tutto da capire che cosa può voler dire. Sicuramente la salute, e quindi anche la salute mentale, è frutto di un'interazione, non è una caratteristica della personalità o personale, è frutto di un'interazione fra la persona e il suo ambiente, il contesto. Per cui quando si parla di promozione della salute mentale, promuovere salute e promuovere salute mentale, significa agire su quelli che sono chiamati determinanti sociali della salute, e quindi si fa riferimento al contesto di vita della persona, agli aspetti economici, agli aspetti culturali, agli aspetti sociali, quindi a una gamma di fattori che possono fungere o da rischio oppure essere fattori protettivi. Quindi è su questo duplice, diciamo, binario che si inserisce tutta l'attività che riguarda la promozione della salute mentale. La nostra parola d'ordine, se si vuole, per quello che riguarda le iniziative che facciamo, le attività di sensibilizzazione, di formazione, partono proprio da questo principio base, che è mettere la persona al centro. È interessante che il PNRR recuperi due concetti che sono due concetti della psicologia e della psichiatria: la ripresa e la resilienza. La salute, e in uno specifico la salute mentale, richiama a tutti noi il concetto di equilibrio. Tante volte noi pensiamo che l'equilibrio sia qualcosa di impossibile, ma la salute è proprio la ricerca di questo punto di equilibrio che è dentro di sé e tra sé e l'ambiente in cui noi viviamo. Salute richiama anche un concetto cristiano fondamentale, che è il concetto di salvezza. In latino la parola è la stessa. E in questo modo la salute ci rimanda appunto ad un dono che produce equilibrio e che riscatta gli esseri umani dalle loro, nostre, molte dipendenze. Cioè ci rimette un po' al centro della nostra vita e ci rende capaci di esercitare quel sano protagonismo che è appunto l'essere in equilibrio con la propria vita, con il proprio ambiente, con le relazioni con gli altri. Di questo appunto parliamo confrontando la visione terapeutica della psichiatria clinica e la visione altrettanto terapeutica del cristianesimo e della riflessione teologica che lo accompagna. E sono visioni dell'uomo certamente differenti, ma che ci aiuteranno a trovare delle importanti convergenze.